un'esperienza interessante, ma direi soprattutto emozionante, ecco, soprattutto quando si parla con i giovani, si interagisce con i giovani, ci si rende conto che forse possiamo avere ancora una speranza, un po' quello che spero che possa trasmettere la mia storia e il mio racconto oggi qui in questo luogo meraviglioso di cultura e di crescita. Già anni, dai primissimi istanti dopo la morte di Stefano, che giro per l'Italia cercando di raccontare la nostra storia, storia che altrimenti sarebbe finita nel silenzio come tante altre. Ho compreso perfettamente l'importanza di tutto ciò che stavo facendo e in qualche maniera ne ho accettato il sacrificio. Oggi sono stanca, la mia famiglia è distrutta, la nostra vita è distrutta su tutti i fronti, sul fronte emotivo, sul piano economico, abbiamo perso tutto e anche sul fronte della salute. I miei genitori si sono entrambi gravemente ammalati, ho dovuto compiere delle scelte, fare delle rinunce, ma l'unica cosa alla quale non rinuncerò mai è andare a parlare nelle scuole, nelle università, perché sento che lì veramente si può costruire qualcosa. I ragazzi sono il nostro futuro e la nostra speranza. Quella che noi gli consegniamo è una società sbagliata e loro hanno un difficile compito, ma mi rendo conto dai loro occhi, dai loro sguardi, dalla loro attenzione, dal silenzio con il quale ascoltano le nostre storie, che veramente possiamo avere speranza in un futuro migliore. L'attiva che il Liceo Leonardo porta avanti nell'ambito degli incontri con l'autore, che rappresentano ormai uno dei pilastri fondamentali della nostra offerta formativa, ed è un'iniziativa che si colloca a pieno titolo nella nostra programmazione di educazione civica. E la lettura di questo libro ci insegna che se da un lato purtroppo due mele marce accusate di omicidio ne hanno provocato la morte, dall'altro lo Stato invece è stato assolto, perché togliendo la polvere da sotto il tappeto è riuscito a garantire l'affermazione della giustizia, ma soprattutto anche a ripristinare l'onore di tutti quegli uomini che ogni giorno, anche molto giovani, difendono attraverso la divisa l'incolumità dei cittadini e garantiscono l'ordine pubblico nel nostro paese. Quindi da un lato c'è una ricerca di giustizia, dall'altro c'è la certezza e la consapevolezza della garanzia che lo Stato offre a tutti noi cittadini.